Io insegno, direi da tanti anni, antropologia culturale e storia delle tradizioni popolari presso l'Università della Basilicata, e mi sono occupato fin dagli inizi della, diciamo, della mia carriera di ricercatore e poi di docente ai cosiddetti patrimoni immateriali. Dico cosiddetti perché quando io ho cominciato come studente, poi mi sono laureato, ho cominciato appunto con le prime prove, i primi sondaggi di ricerca, le prime esperienze, e, un attimo di assestamento, ecco, posso riprendere. Dicevo, quando io ho cominciato i patrimoni immateriali non esisteva l'espressione e neanche quindi la nozione a cui l'espressione poteva rimandare. Quando io ho cominciato esistevano le tradizioni popolari, che erano altra cosa rispetto agli attuali patrimoni immateriali, anche se poi in un certo senso i patrimoni immateriali derivano da quelle che una volta erano le tradizioni popolari. E quando di solito io inizio queste mie conversazioni sui patrimoni immateriali usando l'incipit delle fiabe, c'erano una volta le tradizioni popolari. C'erano una volta e ora non ci sono più, cioè bisogna avere consapevolezza che non esistono più le tradizioni popolari. Perché? Che cos'erano le tradizioni popolari? Le tradizioni popolari sono qualcosa che hanno avuto un ruolo e un peso nella formazione dell'identità nazionale del nostro paese, come dell'identità nazionale di tutte le nazioni. Lo sa bene chi si è occupato del periodo risorgimentale, del periodo postunitario. Gli studenti di antropologia, soprattutto di antropologia dell'Italia, lo sanno bene pensando alla nota, notissima e importante mostra di etnografia italiana che nel 1911 allestì Lamberto Loria a Roma in Piazza d'Armi. Momento culminante di celebrazione dell'identità nazionale attraverso l'esposizione delle varietà regionali che poi si potevano vedere insieme attraverso il metodo comparativo, valutare nella loro specificità ma anche nelle analogie che presentavano tra di loro. E le tradizioni popolari, devo dire che esistevano ancora quando io ho cominciato l'università, iscrivendomi a metà degli anni 70 del Novecento alla facoltà di Lettere e Filosofia, e privilegiando non so se casualmente, adesso tornando indietro con la memoria, non so se casualmente, cominciando fin dal primo anno ad interessarmi di queste cose, perché ricordo che nel mio piano di studio inserii, allora i piani di studio erano liberi, molto più liberi di quanto non lo siano adesso, che sono definiti dalle gabbie delle cosiddette classi di laurea. Negli anni in cui ho frequentato io l'università, da pochissimo, si era nel post 68, i piani di studio erano stati liberalizzati, per cui ogni studente costruiva il proprio piano di studio con pochissimi vincoli a seconda davvero dei propri interessi. Non so se fu un caso o no, ma io inserii al primo anno nel piano di studio un esame di letteratura popolare, qualcosa che adesso non si insegna più nelle università, e poi dal secondo anno in poi e ogni anno cominciai a frequentare i corsi di storia delle tradizioni popolari e poi di antropologia culturale e via dicendo, fino a laurearmi con una tesi in storia delle tradizioni popolari e poi di lì è poi disceso tutto successivamente. Ecco, allora esistevano le tradizioni popolari. Dicevo prima al professor Rampello che ci sono diversi modi per poter organizzare e sviluppare un ragionamento intorno ai patrimoni materiali. Ce n'è uno di tipo istituzionale, quello che farò per esempio venerdì prossimo
nel tenere la produzione al 15° ciclo della scuola di specializzazione di beni demo-etnoantropologici nell'Università di Perugia. E lì presenterò il tema dei patrimoni da un punto di vista istituzionale, proprio perché siamo all'interno in un contesto di una scuola di specializzazione che forma le competenze per chi un domani dovrà lavorare all'interno delle strutture dello Stato, del Ministero dei Beni Culturali, degli istituti centrali, delle soprintendenze, quindi delle strutture periferiche, e quindi dovrà farlo su un piano istituzionale. C'è un piano teorico, no? Che è quello di discutere intorno alla nozione di patrimoni immateriali. C'è un piano anche un po' più applicativo, no? Nel senso di vedere come in diversi contesti, in diverse situazioni vengono trattati i patrimoni immateriali. Io vorrei affrontare invece il tema oggi da un altro punto di vista, che è di tipo autobiografico, cioè che cosa ha significato per me studiare prima le tradizioni popolari e poi i patrimoni culturali e in ultimo direi i patrimoni immateriali, proprio in ordine direi di successione, e con qualche esempio che riporto direttamente alla mia esperienza di ricerca. Ecco, coloro che hanno studiato con me, c'è qualcuno tra voi che si è già laureato, che si è anche addottorato, che altri che stanno preparando in questo momento la tesi di laurea. Qualcosa di questa esperienza la conoscono già, perché poi inevitabilmente quando noi insegniamo parliamo di noi, prima ancora di, o meglio, attraverso le cose che diciamo, parliamo in realtà di noi stessi e di come noi ci siamo rapportati a quello che raccontiamo. Ecco, dicevo, però vorrei presentarvi il tema dal punto di vista della mia esperienza personale. Allora, dicevo, le tradizioni popolari. Negli anni 70, quando io studiavo all'università, esistevano ancora. E allora c'erano moltissimi ricercatori, sia in campo accademico che al di fuori dell'accademia, nella società. Oggi si dice società civile, anche questo è un termine vicino a noi. Allora non si parlava di società civile, era la società e basta. Anzi, quando si faceva riferimento a chi lavorava nei contesti sociali, sul piano della ricerca, si parlava dei ricercatori di base, intendendo la base proprio quella, dei contesti associativi o comunque di gruppo all'interno dei quali si sviluppava la ricerca, almeno nel campo delle scienze sociali. Questi ricercatori, peraltro, mi ricordo, venivano chiamati scalzi allora, proprio per distinguerli dai ricercatori accademici che lavoravano nelle università o negli enti di ricerca, che erano quelli che calzavano un po' le scarpe. Naturalmente si tratta di una metafora, è ovvio, ma che segnalava una differenza tra ricercatori che erano più liberi e ricercatori che erano comunque più vincolati, più condizionati dallo status accademico di un'accademia che allora, nonostante la liberalizzazione dei piani di studio, tutto quello che era successo con il 68, era ancora piuttosto ingessata, e di rapporti ancora tranne alcune eccezioni, tra i docenti e gli studenti non erano quelli di oggi, erano ancora molto più fortemente gerarchici di come invece non lo siano attualmente. Ma scendendo sul piano appunto delle tradizioni popolari, che sono, come dire, vorrei dire, gli elementi precursori, predecessori dei patrimoni immateriali, e beh, dedicarsi allora alla cultura popolare era come un nuovo modo, un modo diverso per guardare alla realtà, con lenti rinnovate, perché, torno a ripetere, eravamo dopo il 68, il 68 ha portato ad una serie di trasformazioni notevoli proprio nella visione delle cose. E
E guardare al nuovo mondo non su un piano teorico, su un piano astratto, ma piuttosto in riferimento alle esperienze quotidiane che per lo più erano di tipo etico-politico. La cultura popolare allora era uno stile di vita che si costruiva guardando alla vita, all'esistenza, dei ceti che erano rimasti un po' ai margini dell'attenzione fino a quel momento, o erano stati tra gli anni 50 e 60, per lo più un riferimento di tipo politico soprattutto per i partiti di sinistra, ma anche per quelli conservatori, come la Democrazia Cristiana. Erano spesso stati soltanto il riferimento per una lotta politica in relazione alle scelte che in quel momento l'Italia faceva, ma ancora non erano riuscite a diventare protagoniste sul piano culturale, nel senso che sul piano culturale i protagonisti erano sempre gli altri, erano sempre gli appartenenti all'elite. E invece per la prima volta, per la prima volta, diciamo, dopo il 68, le classi che venivano chiamate subalterne diventavano quasi un modello dal punto di vista della produzione culturale. Perché? Perché le elite intellettuali, soprattutto della sinistra di quegli anni, guardavano a quei modi di vita quasi come una forma di reazione ad una cultura di massa che in quegli anni si affacciava, entrava in maniera sempre più pervasiva nelle case e nelle vite delle persone e poi, come dire, sarebbe diventata poi negli anni 80 e 90 una cultura che, come aveva un po' profetizzato Pierpaolo Pasolini, avrebbe, omologato i costumi, i gusti, gli stili proprio di comportamento, oltre che gli stili nell'abbigliamento. E qui c'era stata una cosa abbastanza curiosa, e cioè che la cultura popolare diventò paradossalmente una cultura di elite. Cioè, il canto popolare, che era, appunto espressione di quello che oggi, di una delle forme e delle modalità attraverso cui oggi si individuano i cosiddetti patrimoni immateriali, il canto popolare però non era più diffuso tra le classi subalterne come uno strumento di comunicazione, no? Era raccolto da dalla voce dei più anziani che continuavano a conservarne memoria, laddove i figli e i nipoti ormai non parlavano più il dialetto, si erano allontanati dalla tradizione, si erano urbanizzati, anzi il dialetto e le tradizioni erano viste come un segno di arretratezza e in un paese che ormai era tutto volto alla modernizzazione, evidentemente tutto questo era visto come un impedimento. Quindi l'Italia stava cambiando, ma chi stava cambiando di più? Erano proprio quelle classi subalterne, a cui si cominciava a guardare anche con quasi un po' di nostalgia, cercando di appropriarsi da parte degli intellettuali dei loro stilemi, no? Con il risultato che la cultura popolare diventò la cultura di elite, il cosiddetto folklore revival, no? Dal folk studio di Roma e prima ancora, il folk del canzoniere italiano e dei grandi e delle grandi folk singer di quegli anni che hanno scritto delle pagine importanti per la musica, beh, trovava. Come dire, tutto quello trovava il suo fondamento nella cultura subalterna, ma non trovavano più una rispondenza, nel senso che quella che era il canto popolare era diventato invece il canto di elite. Perché? Paradossalmente che cosa era diventato popolare? La canzone popolare ormai era il Festival di Sanremo, cioè la
le cosiddette classi popolari non ascoltavano più i canti popolari di un tempo, quello dei propri anziani, delle proprie nonne, non li conoscevano più e probabilmente i giovani si annoiavano nel sentirlo e invece si avvicinavano ad un popolare che era quello che veniva trasmesso e diffuso dai mezzi di comunicazione di massa. No, un fenomeno che andò sempre più accrescendosi fino a diventare assolutamente predominante negli anni 80 e 90. Tanto è vero che questo boom del richiamo alle tradizioni popolari finì con gli anni 70. Alla fine degli anni 70, direi dopo l'ultima... le ultime forme di contestazione a partire dal 77 che si ebbero nell'università, e io per esempio ho vissuto quelle forme di contestazione, non quello del 68 perché nel 68 ero troppo giovane, però quello del 77 sì, ero nel pieno dei miei studi universitari. Ebbè, pian piano, arrivati alla fine di quel decennio, le tradizioni popolari sembravano scomparire, intanto sembravano scomparire dagli studi, ma sembravano scomparire dalla società. Perché? Perché era la società che era cambiata. Le tradizioni popolari esistevano fino agli anni 70, ma esistevano nella vita delle persone, cioè avevano un senso nel loro modo di relazionarsi all'interno del contesto di vita. Tutto ciò che costituiva una festa, che rappresentava una festa, oppure un modo di comunicare oralmente attraverso per esempio i testi formalizzati, il racconto delle fiabe dai nonni ai nipoti, il canto popolare, il parlare per proverbi, no? Spesso si fa riferimento quando si pensa alla letteratura, no? Anche ai malavoglia, no? Cioè il parlare per proverbi che è tipico delle classi popolari. Poi parlare per proverbi significa parlare per formule, perché è l'oralità che costruisce il discorso attraverso delle formule, no? Gli studi più avanzati, ma già da 70 anni a questa parte in poi, hanno dimostrato come attraverso lo studio dei poemi omerici, per esempio, come funziona l'oralità attraverso uno stile cosiddetto formulaico. Bene, tutto questo, ripeto, fino agli anni 70 ancora, sia pure in una forma sempre più ridotta, aveva un senso perché tutto ciò rispondeva a delle pratiche sociali, cioè serviva alle persone a vivere nel proprio contesto, condividendo con gli altri che facevano parte del proprio contesto determinati modelli culturali, determinati stili di vita, determinate produzioni. Era una questione di codici. Tutti, come dire, vivevano e comunicavano tra loro perché condividevano dei codici, che non erano soltanto dei codici, come dire, linguistici, erano anche dei codici legati al linguaggio del corpo, legato al modo di vivere la religione, legato anche, parlavamo prima, anche al modo di... preparare i cibi, ma soprattutto di consumarli insieme, ad un certo tipo di convivialità, no? Che all'interno della famiglia si sviluppava in un certo modo, in occasione delle feste in un altro, perché prevedeva anche una partecipazione che andava al di là del nucleo familiare e così via. Insomma, fino agli anni 70 del Novecento io mi sentirei di dire che esistevano ancora le tradizioni popolari. Dagli anni 80-90 in poi non più. Tanto è vero che, e questo lo dico riportando la mia esperienza personale proprio di tipo autobiografico, negli anni 80 ci fu uno smarrimento, e forse ancora di più negli anni 90, uno smarrimento in chi come me si era formato, e come tanti altri, ci eravamo formati nello studio delle tradizioni popolari, seguendo un filone e orientamenti che
in Italia si erano consolidati dalla metà dell'Ottocento in poi e che avevano conosciuto varie fasi e che si erano esaltati anche negli anni del secondo dopoguerra attraverso un confronto serrato e anche polemiche molto forti, no? Proprio sul piano teorico, che portava anche a studiosi di grandissimo valore a darsene di tutti i tipi. Io ricordo sempre a questo riguardo quando il più innovatore degli studi antropologici, etnologici più che antropologici di quegli anni, che era Ernesto De Martino, grande intellettuale, grande pensatore della crisi, e quando Ernesto De Martino, appunto grandissimo intellettuale, pubblica un libro, uno dei suoi libri che non è nelle sue opere maggiori, ma che è un libro molto importante, una raccolta di saggi a cui aveva dato il titolo di Furore, Simbolo, Valore, quindi tre lemmi che caratterizzavano un po' la sua lettura di alcuni fenomeni culturali che egli aveva studiato soprattutto nell'Italia meridionale, ma non solo. E quando pubblicò questo libro, Furore, Simbolo, Valore, il più importante studioso in quegli anni ancora di storia delle tradizioni popolari, che era Paolo Toschi, professore di storia delle tradizioni popolari fin dagli anni 30, ormai piuttosto anziano allora, all'Università di Roma e con cui si erano formate diverse generazioni di studiosi, pubblicò una recensione di solo quattro parole. Molto furore, poco valore. Ma appunto, questa era la recensione di Toschi. Questo per dire il clima di quegli anni. Oggi siamo molto più edulcorati. Vabbè, a parte le provocazioni di un Vittorio Sgarbi, ma che lo fa più per fare spettacolo che, no, che per un dibattito reale. Allora no, il dibattito, come dire, era molto forte. La contrapposizione tra le posizioni era veramente molto forte, anche appunto sul piano teorico. Bene, e chi si era formato in quei climi, chi si era formato su certi testi, chi aveva, si era abituato a considerare le pratiche, le tradizioni popolari come pratiche sociali, ebbe un momento di smarrimento, perché dove erano le pratiche sociali in una società in cui non si distinguevano più le classi sociali, in cui ci si chiedeva: ma noi per due decenni, tre decenni abbiamo fatto coincidere le tradizioni popolari con quelle classi che Antonio Gramsci chiamava le classi subalterne. Benissimo, ci ritrovavamo in quello, no? Gli studiosi si ritrovavano, poi chiaramente avevano diverse posizioni riguardo a questo, però era facile capire chi fossero le classi dominanti, egemoni, e quali le classi subalterne, no? Ed era anche piuttosto facile attribuire determinati prodotti culturali alle classi subalterne e non alle classi egemoni, fino ad arrivare appunto a quel paradosso che vi dicevo prima degli anni 70, in cui la cultura delle classi subalterne diventò poi cultura d'élite da un punto di vista culturale, no? Erano gli anni, per esempio, in cui Dario Fo portò sulla scena i protagonisti del canto popolare di diverse regioni italiane, uno spettacolo epocale che si chiama Ci ragiono e canto, e in Ci ragiono e canto che faceva Dario Fo? Portava i cantastorie siciliani o i cantori sardi a tenores o i battipali veneziani, cioè esponenti, oppure le mondine che cantavano nelle risaie i loro canti, li portava sulla scena, ma in quali era la scena? Erano i teatri. Beh, se si vedono le immagini, potete ancora, Ci ragiono e canto, non nella prima edizione, ma in quella
che ripropose 10 anni dopo, a metà anni 7, la prima edizione, diceva Gione e Canto del 1966, e poi la riprese a metà anni 70, nel 1976, Dario Fo, e quella è una versione che si ritrova in YouTube facilmente. Beh, se chi dovesse andare a guardarlo, forse in uno dei miei corsi, ai miei studenti l'ho anche fatto vedere qualcosa. Beh, ma in un teatro, erano piccoli teatri, spesso di provincia, erano cosiddetti teatri alternativi, no? E chi c'era? Beh, il pubblico era un pubblico borghese di cultura medio-alta. Non erano gli interlocutori naturali sul piano delle pratiche sociali dei cantastori siciliani, i quali giravano per le piazze in occasione delle feste popolari per cantare, come dire, le gesta, no? Dei paladini, del re di Francia, di Carlo Magno, e nella loro lotta per la liberazione di Gerusalemme, no? Quindi, come dire, cambiavano i riferimenti e cambiavano i contesti. E allora gli anni 80 e 90 che cos'erano? Gli anni 80 e 90 erano anni in cui ormai esisteva la cultura di massa, in cui i costumi, dicevo prima, erano pressoché omologati, in cui i modelli erano quelli della televisione e piano piano soprattutto della televisione commerciale, no? Che ha fatto cambiare anche il servizio, il cosiddetto servizio pubblico, il professor Rampelli, che è un protagonista anche della, come dire, della comunicazione televisiva, questo può testimoniarlo molto meglio di me. Evidentemente, quello che quando si diceva le tradizioni popolari non esistono più, in realtà non ci si rendeva conto delle trasformazioni che avevano portato gli individui a cambiare e anche a modificare il loro rapporto, anche comunicativo con la società. In realtà le tradizioni popolari continuavano ad esistere. La cultura di massa ne ha fatto largo uso, trasformandole, appunto mascherandole, ne ha fatto amplissimo uso negli ultimi decenni la pubblicità. Io non so se è quello il richiamo che faccio sempre, magari qualcuno di voi era molto piccolo, però forse lo ricorderà, siete tutti in un anno, ma ad un certo punto ci fu una campagna del Mulino Bianco che era tutta fondata sui temi delle fiabe. Certo, anche lì, quali fiabe? Erano le fiabe dei fratelli Grimm, che i Grimm avevano anche raccolto dai loro informatori, no, in Baviera, oppure erano le fiabe che erano state trasposte da Walt Disney, no, nel film di animazione, perché anche questo è, cioè l'industria culturale si è appropriata in moltissime occasioni, e in quegli anni se ne appropriava moltissimo, delle tradizioni popolari. Quindi, come dire, un'intera campagna del Mulino Bianco tutta basata sui motivi delle fiabe, non soltanto quelle dei Grimm, ma anche quelle di Charles Perrault. Ricordo Cappuccetto Rosso, che è un personaggio, no, è un personaggio che si ritrova nella favolistica francese, non in forma edulcorata come è nella versione di Charles Perrault, no? Dei racconti di Mamma Oca, ma nelle versioni orali che circolavano nell'interno della Francia, dove era evidente alla fine si faceva riferimento ad episodi di cannibalismo, no? Nel lupo che mangiava la nonna, no? Anche in maniera piuttosto consapevole, quindi, come dire, erano temi crudi che non potevano essere portati dagli scrittori di fiabe all'interno delle corti, no? E poi chiaramente non si potevano portare, bisognava modificarli. Quando si sono fatte diventare le fiabe qualche cosa diverso da quel che erano originalmente, cioè originariamente, cioè una letteratura per bambini, cosa che all'origine non era, però è chiaro che se ti rivolgi a dei bambini devi, come necessariamente, intervenire sui testi, sulla costruzione dei personaggi, sulla vicenda. Bene, dicevo, noi che cosa facevamo allora? Facevamo
andavamo alla ricerca di tracce, perché che cosa avevamo notato? Avevamo notato che effettivamente c'era stata una riduzione progressiva della partecipazione a quelle forme di condivisione di quella che era, di quelle pratiche sociali che si erano identificate, in cui si erano identificate le tradizioni popolari. Ebbene, a Cettura, che è la festa arborea, diciamo, più nota, va, io non voglio dire più importante, perché non esiste una festa più importante di altri, perché la festa più importante è quella che si svolge sempre nel paese in cui si vive, no? Allora, la festa più importante d'Italia sarà per i senesi il Palio, no? Per i veneziani la festa del Redentore, e per gli acetturesi sarà il maggio di Acettura, questo è evidente, no? Così come per i materani, e chi e quale festa più importante della Madonna della Bruna può esserci, no? Ma questo per dire che non esiste, non si può mai parlare in termini assoluti quando parliamo di patrimoni, appunto. Non esiste un patrimonio più importante dell'altro, perché l'importanza è sempre attribuita soggettivamente ai patrimoni, da parte di chi li vive e di chi ne fa, come dire, una parte della propria vita, della propria esistenza. Quindi, dicevo, io ero andato ad Acettura, dove scoprì un modo nuovo di vivere le feste per me, che appunto non ero mai andato sul campo, abituato magari a delle feste soltanto urbane. E quella era una grande festa della natura, era una festa in cui si esaltava la funzione degli alberi in un momento di rigoglio, di rinascita della vegetazione, in un periodo che era quello di passaggio tra la primavera e l'inizio dell'estate. Una festa, notavo allora, che sia pure con una partecipazione meno forte a livello locale di quella che avevo letto sui testi, era però una partecipazione molto sentita, cioè le persone vivevano la festa ancora per sé. La festa non era un patrimonio, la festa era una pratica sociale, serviva per vivere il rapporto tra gli uomini, tra uomini e donne, serviva a avere il rapporto tra gli uomini e il paese, tra gli uomini e la natura, gli uomini e il bosco, serviva a alimentare e a dare senso al rapporto tra l'uomo, tra gli uomini, tra gli esseri umani, uomini e donne, è ciò che sta oltre l'umano, quindi il divino. A tutto questo serviva la festa. E davvero, al di là dei significati che ne potevano dare gli studiosi, il rituale arboreo come rituale di propiziazione, le nozze tra l'albero maschio e la cima femmina, il trasferimento della fertilità dalla natura, appunto, dagli alberi, dalle piante, agli uomini e agli animali. Al di là di tutto questo, parlando con le persone, veniva fuori che essi vivevano quella festa in devozione di San Giuliano, il santo patrono di Acettura. E tutto quello che si faceva durante la festa, il trasporto faticosissimo degli alberi che durava un'intera giornata attraversando i boschi di Montepiano per l'albero maschio, come successivamente poi è stato considerato, o a spalla la cima, si diceva il corteo processionale della sposa, anche quello, tutte interpretazioni date dagli studiosi, ma che chi li compiva non pensava certamente di operare in quella direzione. Beh, tutti quelli con cui si parlava e che compivano delle operazioni estremamente faticose ed anche rischiose, quando penso per esempio alla scalata del Maggio, andare a scalare un albero
di oltre 30 metri senza alcuna protezione sotto, senza rete, e quanti scalatori del Maggio si sono fatti male cascando da quell'altezza. E perché lo facevano? Mi ricordo su per giù, lo facciamo per San Giuliano. Ma questo è sintomatico di come vivevano il rapporto con il rito. Come si viveva il rapporto con la festa? Però che cosa si vedeva allora? Si cominciava a vedere un numero che poi io sono stato 2 anni dopo nel 1981, nel 1983, poi sono tornato varie volte e ogni volta trovavo che la situazione cambiava. E come cambiava? Perché cosa cambiava? Beh, perché cambiava per il numero dei partecipanti esterni alla festa. Gli acceturesi erano sempre quelli, ma il numero dei partecipanti esterni, i forestieri, che non erano ancora turisti, ma poi dopo, negli anni 90, soprattutto negli anni 2000, sarebbe arrivata l'ondata del turismo, no? E soprattutto allora c'era un aumento che era sempre più evidente di macchine fotografiche e di telecamere, no? No? Che andavano dai Super 8 che ancora venivano usati, no? Dalle macchine Super 8 fino a telecamere professionali perché cominciavano ad arrivare le truppe e poi i fotografi professionali. Era questo che cominciava a far cambiare il rapporto delle persone con il loro rito, cioè il percepire che quello che loro facevano per se stessi all'interno del proprio contesto poteva interessare altri e quindi diventava attrattivo per altri. Piano piano ci si convinceva del fatto che una tradizione poteva diventare una risorsa e non semplicemente una risorsa identitaria, come noi diciamo, risorsa culturale, no. Una risorsa proprio economica, perché cominciavano ad aprire, magari c'era qualche ristorante in più, e cominciò ad Accettura ad aprire il primo albergo, e poi vi erano altre strutture, anche i paesi vicini, si poteva andare a dormire a Stigliano. Insomma, le cose pian piano cambiavano, cominciavano i bar da uno solo, cominciavano a diventare due, tre, insomma. La festa cominciava a generare una piccola economia, ma questo era un segno di un cambiamento che non era ancora però pienamente consapevole, era un cambiamento, come dire, progressivo, di cui inizialmente neanche ci si rendeva conto. L'altra settimana abbiamo presentato a Potenza un progetto di ricerca europeo che ci è stato finanziato proprio sul tema delle feste arboree, no? Ed erano presenti i sindaci o vice sindaci, consiglieri delegati, insomma di tutte le feste dove in Basilicata si organizzano queste arboree, sono nove, no? Nove paesi. E tutti quanti quando andavano lì, anche più persone piuttosto giovani, no? Nate negli anni, diciamo, partire dagli anni 70, 80, dicevano, ma la nostra festa è sempre uguale a se stessa. Dice, quindi noi ci teniamo alla nostra tradizione, vogliamo svilupparla, abbiamo fatto dei programmi, non è mai cambiata. Mi ricordo che dopo l'intervento di un consigliere di Castelmezzano, no? Uno dei più piccoli paesi della Basilicata, no? Che tra l'altro è anche tra i 5.000 borghi d'Italia, un paese che è anche noto per il volo dell'Angelo, no? Che collega Castelmezzano con Pietrapertosa che sta sull'altro versante, quindi che costituisce un attrattore anche turistico forte. Bene, io guardi, dico, lei forse non era neanche nato, poi intervenni, forse o era troppo giovane, ma io le garantisco di essere andato lì
di essere stato nel 1986 per la prima volta a Castelmezzano, e beh, le racconto la festa del maggio come era fatta, quella che voi oggi avete ripreso a fare con i buoi. Allora, io arrivo alla festa del maggio con due macchine fotografiche. Allora fotografavo anche, adesso non fotografo più perché mi sono scocciato. Quando ero giovane ho fotografato moltissime feste e mi ricordo che arrivai quel giorno e le persone, come dire, giravano, era giorno di festa perché era la festa dedicata a Sant'Antonio, no? A cui, Sant'Antonio di Padova, a cui sono dedicate almeno il 50% delle feste arboree in Basilicata. Quindi era un giorno di festa, direi qualunque, di qualunque festa patronale, nella piazza, nella via principale, poi Castelmezzano è piccolissimo. La gente era tutta per le strade, passeggiava, andava alla funzione religiosa, poi c'era la processione, ci fu la processione di Sant'Antonio, i bambini vestiti da Sant'Antonio. Ma dico, io però ero andato per la festa degli alberi, dove non c'era. Ma allora chiesi all'inizio, proprio verso pranzo, ora di pranzo, dico, ma guarda, forse ho sbagliato, non c'è. Chiesi ad una persona, scusa, fai, ah no, dici, guarda, vedi dove sta, ma praticamente quasi uscendo fuori dal paese, non c'era nessuno. Vedi, se vai lì c'è una specie di buca. Là poi nel pomeriggio verrà qualcuno. Vabbè, io vado nel pomeriggio, mi piazzo solo io con le macchine fotografiche, poi no, non c'era nessuno. Ad un certo punto arriva un mezzo pesante trascinando un albero, è un'impresa edile che portava una gru. Tre operai scendono, piazzano la gru, poi come dire, dal mezzo pesante tirano giù l'albero, lo prendono con la gru, lo mettono in questa fossa, chiudono la fossa, se ne vanno, non c'era nessuno e questa era la festa del maggio. Cioè, che cosa intendo dire? Che ormai la festa era talmente cambiata, perché era cambiato il rapporto delle persone con la festa, che era diventata invisibile. Se oggi invece si va a Castelmezzano, si ha l'impressione di una festa molto vitale. Allora, tutto questo che cosa significa? Significa che le cosiddette tradizioni popolari erano rimaste nascoste dietro la cultura di massa. Peraltro, Rudolf Schenda, uno studioso tedesco che cito spesso per i rapporti tra folklore e cultura di massa, perché ha scritto delle pagine illuminanti, tra le altre cose ha scritto che mai sono state così vitali le tradizioni popolari come sotto le bandiere della cultura di massa. È solo che non le vedete, ma sono lì. Sono lì e si modellano a seconda delle necessità di contesto. Tutta questa che vi può sembrare, può esservi sembrata una lunga premessa, ma che non lo è, però che cosa ci insegna? Ci insegna che quando ad un certo punto l'UNESCO nel 2003 approva a Parigi nell'ottobre la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, non fa altro che far risvegliare le vecchie tradizioni popolari che, completamente trasformate, riesplodono in forma totalmente nuova come patrimoni immateriali. E dagli inizi degli anni 2000 comincia un'altra storia. Comincia una storia in cui tradizioni popolari non esistono più, in quanto anche nelle comunità più piccole non sono più delle pratiche sociali e in cui ricominciano a vivere, si revitalizzano sotto forma di patrimoni immateriali.
Quindi diventano delle, sono sempre delle pratiche, ma sono delle pratiche più culturali che sociali. Cioè non servono a regolamentare, a disciplinare i rapporti interni degli individui con le loro società, servono a regolamentare i rapporti invece tra le comunità locali, gli individui che vivono appunto nei luoghi e l'esterno. E l'esterno è fatto di varie componenti, tra cui principalmente i media, a cui ci si rivolge e con cui bisogna parlare. Quindi agli inizi degli anni 2000 abbiamo una riesplosione, o una esplosione se non si vuole, di patrimoni immateriali, di feste, di eventi, che fanno ricomparire all'improvviso le tradizioni popolari che erano sopite sotto la coltre della cultura di massa nei due decenni precedenti. L'UNESCO perché lo fa? Noi sappiamo che l'UNESCO lo fa sotto la spinta dei paesi non occidentali, perché i paesi al di là dell'Occidente, non soltanto i paesi che si erano liberati dal giogo coloniale, quindi non soltanto nella fase della decolonizzazione, ma anche paesi di antichissima tradizione, il Giappone, è stato soprattutto il Giappone a spingere e a tirare con sé anche gli altri paesi asiatici, africani, dall'America Latina, verso una richiesta forte all'UNESCO di promuovere i patrimoni immateriali, perché chiaramente questi paesi non si riconoscevano più, anzi non si riconoscevano affatto nella nozione di patrimonio prevalente in Occidente, che è una nozione di tipo fondamentalmente artistico-monumentale. Non si riconoscevano, perché i patrimoni dei paesi occidentali sono i patrimoni basati più sull'effimero che sul consolidato, sul permanente. Per cui non sarebbero mai stati riconosciuti come tali se non ci fosse stato una politica specifica intorno ad essi. E dico politica perché, come sappiamo bene, l'UNESCO è una struttura politica, non è fatta di anime candide, ma l'UNESCO è l'organizzazione delle Nazioni Unite che promuove, come voi sapete, la pace e la convivenza tra i popoli attraverso programmi di educazione e di cultura, ma l'UNESCO è fatta degli stati nazionali. No, i soci UNESCO sono gli stati nazionali che tendono, ciascuno per la propria parte, a salvaguardare i propri interessi, che sono anche interessi di prestigio nello scacchiere geopolitico mondiale. Quindi, come dire, i giochi dell'UNESCO sono sempre giochi di tipo politico, tendenti a quantomeno a salvaguardare gli equilibri, e poi chi fa le politiche dell'UNESCO sono sostanzialmente i funzionari UNESCO, esiste una burocrazia dell'UNESCO, però è chiaro che tutto questo avviene sulla spinta di interessi nazionali che trovano però il loro humus all'interno della storia e della cultura dei luoghi. E qui comincia un'altra storia, e qui noi antropologi abbiamo dovuto, dopo essere passati da quella formazione di studiosi di tradizioni popolari che vi dicevo prima, perché nell'ambito dell'antropologia italiana gli studi di tradizioni popolari erano quelli di più antica tradizione e poggianti su una maggiore solidità rispetto per esempio a quelli di antropologia culturale che erano stati importati solo alla fine degli anni 50 in Italia dagli Stati Uniti d'America soprattutto, ma avevamo dovuto, come dire, riformularci, rifunzionalizzarci, diventare antropologi, ci mettemmo a studiare antropologia, quindi diventammo tutti antropologi culturali. E però poi cosa successe? Quando c'è stato il ritorno delle tradizioni sotto forma di patrimoni immateriali, siamo diventati antropologi del patrimonio. Allora negli ultimi 20 anni abbiamo dovuto cercare di capire che cosa potesse significare operare nell'ambito dei patrimoni
culturali, culturali in generale. Io dico patrimonio culturale in generale perché, guardate, per noi antropologi non ha mai avuto veramente senso la distinzione tra patrimoni materiali e patrimoni immateriali, perché è una distinzione che ha un valore soltanto di tipo classificatorio. Ma se noi andiamo a guardare, i patrimoni materiali hanno dietro di sé saperi di carattere immateriale che li hanno resi possibili nella loro matericità e nella loro configurazione materiale. Così come i patrimoni immateriali, per rendersi visibili, no? E attivi, hanno bisogno di supporti materiali. Vi dico una polemica che nei prossimi mesi scoppierà, so già che sarà presentato un panel per esempio su questo, al prossimo convegno SIAC, che non è stato ancora presentato, vedo Angela che è nel consiglio direttivo della SIAC, che è la Società Italiana di Antropologia Culturale, ma è un panel che prende spunto da una recentissima vicenda relativa al Palio di Siena, dove si è deciso di vincolare, sono stati vincolati dunque le bandiere e un altro elemento di natura materiale, il che ha fatto sollevare la reazione degli antropologi, perché? Perché in una festa non si può vincolare nulla, perché non si può dire hai questo tipo di supporto, no, per il gonfalone, devi usare sempre quello. Ma chi lo dice? Se le persone, anziché usare quel gonfalone, poi ne vogliono usare un altro, e tu non glielo puoi impedire. No? Quindi c'è un dibattito su questo. Il patrimonio immateriale, se proprio vogliamo distinguerlo dal patrimonio materiale, anche di carattere tradizionale, no? Insomma, un patrimonio immateriale, un patrimonio materiale sono le produzioni di artigianato artistico, penso a Ciriaca che si è distratta adesso, no? Ma penso alle cose che studia lei sul patrimonio artistico, quando va nelle botteghe degli artigiani, ma quello sono il frutto di un sapere immateriale, non è semplicemente, no, la ripresa appunto del marchio da pane che fa Casiello e altri, no, e altri artigiani, non è o il fischietto di terracotta, non è soltanto, evidentemente dietro c'è un sapere. Ma che differenza c'è tra il patrimonio materiale e il patrimonio immateriale? La differenza sostanziale è che, a differenza di quello materiale, il patrimonio immateriale è un patrimonio in movimento, cioè è un patrimonio che cambia continuamente, perché cambiano le persone, cambiano gli stessi individui man mano che vanno avanti, che procedono nella loro vita. Chi di noi non cambia idea su qualche cosa, no? E nel momento in cui io cambio idea, considero e tratto la stessa materia in una maniera diversa da come la trattavo prima, no? Quindi, come dire, bisogna avere la capacità di assecondare il patrimonio immateriale nel suo processo di cambiamento, nella convinzione che il patrimonio è tale proprio, il patrimonio immateriale è tale perché cambia, non perché resta uguale a se stessa. La cosa che io ho sempre detto, facendo sempre l'esempio degli artigiani, che oggi gli artigiani sono molto più bravi degli artigiani del passato. Perché hanno studiato negli istituti d'arte, perché hanno affinato le tecniche, conoscono nuovi materiali. Quindi, come dire, dal punto di vista del sapere, hanno un sapere più denso rispetto agli artigiani del passato, no? Questo fa cambiare anche le produzioni, perché immediatamente si vede, no? Si vede una produzione di tipo tradizionale dalla stessa produzione, o dall'analoga più che dalla stessa, che viene prodotta oggi. Perché evidentemente c'è stato un cambiamento. Quel cambiamento noi dobbiamo seguire. Ecco perché
anche nella Convenzione UNESCO si parla di salvaguardia. La salvaguardia è proprio il modo in cui si gestiscono i patrimoni immateriali nel loro processo di continua trasformazione. Anche un modo di cantare è diverso uno dall'altro. Ecco, prima parlavamo del pane. Guarda, vi garantisco per averlo studiato, ma anche perché io ho mangiato il pane 50 anni fa e lo mangio oggi. Ma il pane che si produce oggi è più buono di quello del passato, anche se si dice spesso il pane della tradizione, che poi bisogna capire che cosa significa il pane della tradizione. Il pane della tradizione, generalmente non era un pane che usava farine pregiate, mentre adesso andiamo a farina. Deve essere italiano, ci devono essere determinate qualità, i disciplinari per ottenere la denominazione di DOP o IPG sono molto rigidi, devi usare quelle determinate qualità. Oggi si va alla ricerca dei grani antichi, no? Per fare il pane, e allora andiamo. Ne fuori chiediamo il pane o del disciplinare, oppure ma questo è il pane del senatore Cappelli, allora è buono. Sì, senatore, pane del senatore Cappelli sarà pure buono, però il grano, senatore Cappelli, era un grano che quando venne sperimentato, senatore Cappelli è nato in laboratorio, non, no, ed è considerato agli inizi del Novecento, ed è nato in laboratorio, era una sperimentazione genetica agraria, nei laboratori a Foggia, e che però venne fatto, era un pane per la pastificazione, non per la panificazione. Oggi però si utilizza come un pane pregiato, mentre è poco adatto per la panificazione. Ma ripeto, detto questo però, sicuramente le materie prime oggi sono migliori perché sono più controllate. Il mezzo di lavorazione è migliore. Poi, che noi evocativamente e sentimentalmente vogliamo dire che il pane che veniva impastato dalle nostre nonne era più buono soltanto perché lo preparavano nelle case, questo è un altro ragionamento. Però voglio dire, quando oggi si parla del pane della tradizione, siamo attenti perché dobbiamo capire che cos'è. Certo, il pane della tradizione, cioè è il pane che guarda ad un patrimonio che si è ereditato nel passato, ma che è un prodotto diverso da quello del passato. Cioè, gli etnologi cognitivisti francesi ci hanno insegnato una grande verità, e cioè che la tradizione non nasce nel passato e non arriva dal passato al presente per inerzia e senza cambiamento, seguendo una direzione unilineare. Ma è esattamente il contrario. Cioè la tradizione nasce nel presente, nasce per esigenze del presente. Noi mangiamo appunto il cosiddetto pane della tradizione non perché riteniamo sia più buono di un pane non tradizionale, ma perché è quello che un sentimento comune richiede. Cioè è anche un'operazione di marketing quello del pane della tradizione, come di qualsiasi altro prodotto della tradizione. Poi è chiaro che il rapporto col passato c'è, ma è un rapporto inverso, no? Boyer ha parlato di filiazione inversa. È il presente che genera il passato e non viceversa. Cioè la tradizione è il modo in cui una società del presente rilegge la propria storia, rivede la propria cultura, proietta se stessa in un passato da cui presume di derivare direttamente. Però attenzione, chi vive oggi non è vissuto 100 anni fa. E questo significa che i patrimoni immateriali o sono funzionali alla vita contemporanea oppure non esistono. Però per essere funzionali alla vita contemporanea devono per forza modificarsi, perché non è possibile che qualcosa resti statico in un contesto di cambiamento. Se cambia il contesto, cambiano anche tutti gli elementi che stanno dentro questo contesto.
Di questo abbiamo dovuto rendercene conto in tutti questi anni. No? Abbiamo, proprio cercando di capire come diciamo, i patrimoni immateriali sono cambiati.